los kuna chakram siya. Viva la nata bot! Viva ma! Mamma! Viva la nata bot! Sì, ma che si maglia Gaspara? E tu a manca! E ricucci va la nata bot! Viva la nata bot! E dici ma la prima cosa che ti viene a mente? Ma vorrei farlo. Bene, bene festeggeremo anche quest'altra bene. Hai capito no? Chiama per tutto quanto fa le medicine e dicele che c'è stata una bella festa. La festa qua? Che pasticciotti? Che vengono i testimoni, io ti dico tutto, una cosa troppo bella, ogni tanto pure per noi esce una giornata di sole, capito? Metti i pasticciotti qua, ma apriamo la bottiglia, vedi tutti i bicchieri, vedi, hai cane, guarda com'è bella, hai bella cosa. Ma senti una cosa, che mi dici, che mi dici? Vuoi che vengono i testimoni, io ti dico tutto e sarai sicuramente felice. Sì. Buona, buonasera, Cuccè, buonasera, grazie mille per la tua presenza. Permesso, buonasera. Buonasera, Maddalena, oggi festeggeremo. Vedi tutto ai ricuccioli, una davaro, il compo parla bene. Stanno pure sti tre qua, va va che si tre cacciano fuori, ma insultano sempre. Sì signore, sì, ma insultano. Qualche male parola il signore? Sì signore. Ognuno sta ancora impressionato, capite no? Mo stappiamo la bottiglia e è permesso? Qui, signora Maria, prego, accomodatevi. Accomodatevi lì. Ma sentite, ma Don Vincenzo non c'è? Sì, tiene mal di testa e si è messo a letto. Quello mo da me fino a domani. Allora fate una cosa, mo che salite sopra, gli porterete i nostri auguri di una prestissima guarigione. Ma certamente. Avete capito? È molto più. Pasticciotte qui. Lei è in mano anche i pasticciotti, lei va. E qua non c'è in mangiare. Ah, roba, c'è in mangiare i pasticciotti. Mamma mi chiamano pasticciotti, questa passata, fatti la mattata, signore, mi è capitata una cosa bellissima e io voglio dividere questa gioia, distribuisci i sì. Voglio distribuire questa mia gioia con tutti quanti voi, avete capito? Eccolo qua, prego, accomodate, Cuccello, a buon vicino, leva da Nanzo tua roppa. Aroppa, Maddalena. A me. Aroppa da gente. Levatallo. Ecco qua, prego. A me. Alla signora Maria, levatallo, signora Maria. Grazie. Lo scuso, ho fatto prima le popolate. A me. Che stai bandando? A me, papà. Oh, a tutte queste robe chi sono qui? Attenzione, signori, adesso vi racconto quello che mi è capitato. Scusate, avete visto mia moglie? Uè, dove c'è? La signora Mali sta qua, scendete. Sto qua. Ma tu non stavi a letto, non tenevi il mal di testa. E adesso mi è passato. Dove c'è, scendete, per pigliare un bicchiere insieme a noi, scendete. Ma lì si spara. Che si spara, patata. Ma Mariuccia, mia, io non ti trovavi più. Don Vincenzo, prendete un bicchiere. Venite qua, ve lo verso, ecco. Allora, Santa, senti, quando sparate, è stato detto un filare. Dunque, adesso vi racconto quello che mi è successo. Prima di tutto, vi ringrazio, cari amici miei, che partecipate a questa piccola festa che si fa. Piccola festa che si fa? Ha detto una da parola. L'è tornata la parola, sì. Don Vincenzo, dovete sapere
che la vita dell'uomo è come una giornata piovosa, pioggia, lampa tua, una saetta. Fanno sacche fritte. Sata zitta. Ma a un certo punto saravano in nuvole e gli è scivolato Gesù. Guarda. Oh, quanta sorte del papà, guardate, scende, guardate. Questi, chi sta mantenendo tu, con delle bolle, hanno essere 70.000 lire. Complimenti, avete fatto qualche affare. Un affare un po' rischioso, dopo c'è, ma voi me lo insegnate, d'altronde a Napoli come si dice, chi non risica non rosica, e io ho rosicato, però mi sono preso una soddisfazione da una mano, che il notaio ha detto vicino a me, Giovanni, voi state facendo una buona azione, e se me l'ha detto il notaio, che sta? Papà, un notaio! È venuto a leggere il di casa. Esatto, si sta giudicando un bar. No, papà, c'è stai lì, ce l'ho ricevuto io. Così fate di camera, è morta. Chiedo scusi, io lo voglio, non l'ho fermata la parola, mi hai perso il cervello. Dunque, dove c'è? No, signore, papà, così fate di camera, è morta e ti ha lasciato 50 malloni puntate. 50? Malloni puntate, una cosa è questa. Senti, Rico, tu hai fatto un brutto sogno, tu stai pazziando, eh? No, papà, ho zifato di camera, è morta e ha scritto una cosa in testa. In testa? No, in mento. Mento? No, in testamento, non mi ricordo. In testamento? Sì, ti ha lasciato, esatto, e chi stai venuto qua, vedi? Anselmo Baiuno. Un dai! Non so, c'è isso! E tu me lo dici! Io non potevo parlare, si scusate! Dove c'è? È morto mio fratello Federico! Sì! Condoglianze, non giù! Sì! Condoglianze. È morto Federico! Non è mai, è morto mio fratello Federico in America! Sì, sì! Grazie, mamma, grazie! Non è mai, è morto Zio Federico in America! È morto mio fratello Federico! C'è, è morto Zio! È morto. La carta lo notaio, la carta che ti ha affittato un giorno. Perché? Aspetta, perché? Che è successo? Beh, perché un zifo di camera è scritto in tuo testamento che se tu tieni un figlio all'Egitto. All'Egitto? All'Egitto? Sapappo tutto cosa esse. Sì. No, veramente, papà, veramente. No, ma come sei dito? Non ti faccio il matrimonio. Ma come sei dito? Mamma. 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 Ma che c'è voluto a papà? Non parli più. Non comuni, non comuni. Mocca a me papà, no, che sei avacco, ho voluto fare il contrario, mocca a chi te mocca, mamma, no, che sto modo, no. Perché fai così? Va, allora, una cosa che si mangia, però che non avremmo mai, a ciaccella.